Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Sto parlando a bassa voce, sono in bagno, ho chiuso la porta perché sto facendo una chiamata di lavoro. Da quando ho cambiato lavoro è molto molto preso, però siamo fortunati o fortunato perché la maggior parte dei giorni, addirittura delle settimane, lavoro da casa e quindi almeno non deve andare fino a Milano. Tra l'altro ho appena messo le lenti a contatto, ma non so se si vede, ma ho gli occhi molto molto lucidi, mi sembrano leggermente fastidioso perché comunque adesso vado a fare una velocissima skincare. Ho già fatto colazione, però sono ancora in pigiama, adesso vado a cambiare, però prima volevo fare una maschera. Fare la mia skincare mattutina. Di solito la maschera ultimamente preferisco farla la sera, però ieri sera è venuto tardissimo perché ho fatto tardi a lavoro, sia io che lui, perché lui ieri è stato a Milano. Abbiamo mangiato alle 10 e un quarto di sera. Abbiamo finito di sistemare la cucina, che erano quasi le 11, tra una cosa e l'altra, cucina e sala e tutto, e quindi non avevo assolutamente voglia di mettermi a fare anche una skincare completa, e quindi la faccio questa mattina con una bella maschera al viso. E oggi pomeriggio vengono i miei a terminare forse la zona della cucina in taverna. Non so se avete visto il video, se lo avrò già pubblicato, ma penso di sì. Manca da mettere il battiscopa da entrambi i lati della dispensa, quindi oggi in teoria dovremmo finire quella zona lì e magari iniziare a mettere e sistemare anche le luci sopra la cucina, perché non è la luce che c'era, non è al centro, quindi dobbiamo fare delle piccole modifiche, ma lo sapevamo. Comunque, parto subito con la mia skincare e oggi sono a casa, pensavo di beccarmi una giornata bella di sole e invece c'è brutto tempo, o meglio è nuvoloso, non c'è il sole, quindi vabbè, teniamoci quello che c'è. Vi faccio vedere quali sono i prodotti che utilizzo di più, con più costanza, nella mia skincare routine. Sicuramente come primo prodotto vado ad usare lui, tra l'altro è quasi finito, il Coco Fresh di Hello Body. Questa è una mousse detergente per lavare il viso, utilizzo sempre la mattina. A volte mi capita di usarla anche la sera per rimuovere gli ultimi residui di make-up prima poi di passare agli altri prodotti. Dopo, per quanto riguarda la crema contorno occhi, sto utilizzando lei di Lancome. L'ho iniziata circa 2 settimane fa e devo dire che sono già a buon punto, mi sta piacendo tantissimo, è proprio bella, bella nutriente per questa zona. E questo è un regalo che mi ha portato Ste, perché lui adesso lavora per L'Oreal e si occupa di gestire i prodotti luxury, quindi Lancome, Yves Saint Laurent, tutti i vari prodotti, insomma, più di lusso. E gli è andato, diciamo, il kit di benvenuto, c'era anche questo e ho subito iniziato ad utilizzare, mi sta piacendo tanto. Come maschera invece voglio utilizzare lei stamattina, andrò ad utilizzare la Coco Clear, sempre di Hello Body. Questa è una maschera detox e ha un profumo buonissimo. Questa è una, tra l'altro, delle prime maschere che hanno realizzato. Infatti ricordo 5-6 anni fa di averla provata da un altro pack, però era già in commercio. Poi, come crema idratante, sto utilizzando ormai da quasi un mesetto questo gel idratante di Freshly Cosmetics. Tra l'altro è ancora attivo il codice sconto, vi lascio in swipe up, no, non siamo su Instagram, vi lascio qui in descrizione il link che vi manda al sito e avete il 25% di sconto su tutti i prodotti, quindi prodotti per capelli, prodotti per il viso, prodotti per il corpo, su tutto quello che volete. C'è il 25% di sconto inserendo Giada ET. Questo è un gel idratante indicato per le pelli miste grasse, va ad idratare il viso senza però lasciarlo unto, senza il ritardo, quindi per chi ha una pelle tendenzialmente mista, comunque una pelle grassa, quindi non ha bisogno di una super idratazione, ma ha comunque bisogno di idratare la pelle, questo prodotto, il Pacific Ocean, secondo me è davvero perfetto. Infatti sono già a metà e questo lo utilizzo tutte e tutte le mattine. Poi la mattina sto usando anche le gocce autobronzanti, sempre di Hello Body, utilizzo un paio di gocce che vado a applicare sul viso e queste danno quel leggero effetto
di pelle leggermente abbronzata, leggermente ambrata, quindi non un mascherone arancione sul viso, ma proprio quell'effetto di pelle baciata dal sole che insomma è molto piacevole da vedere, mi dà un colorito un po' più vivo al viso. Adesso parto con la skin care e dopo vado a fare anche il letto perché non l'ho ancora fatto. Skincare completata e ora in un attimo sarò anche truccata. Ed ecco qua, in un attimo sono truccata. Magari fosse così veloce, sarebbe davvero un grandissimo aiuto svegliarsi e in un attimo essere già pronte, però non è così. Può essere a maggio ed avere ancora la stufa accesa. Oggi non fa caldo, direte però se in maniche corte, avete anche ragione. Mi sono messa a maniche corte perché poi sono uscita in giardino, ho strappato qualche erbaccia ed è una cosa che faccio quasi tutti i giorni, dedico 5 minuti per togliere le erbacce qua e là dove ci sono, perché sapete che ho seminato l'erba, in alcuni punti è cresciuta bene, in altri sta crescendo, abbiamo messo anche le ortensie, non so se ve l'ho fatto vedere, no, qui su YouTube no, quindi dopo magari vi faccio vedere. E quindi mi è venuto caldo, però adesso in casa ho un pochettino di freddo, infatti ci sono 19 gradi e quindi ho dato una fiammatina, voglio dare una fiammatina con la stufa pellet. Comunque c'è anche il pranzo che si sta sto cuocendo in forno, mia mamma ieri mi ha dato le lasagne, quindi stiamo facendo le lasagne, si stanno preparando. Vi faccio vedere un vaso tra l'altro magnifico che mi è arrivato l'altro giorno e anche le ortensie che mi sono arrivate di Colvin ieri, le ho posizionate poi oggi qui sotto al portico in vaso, vi faccio vedere perché anche quelle sono davvero molto belle. Le ortensie sono è un tipo di fiore che mi piace molto, infatti le ho anche piantate in giardino, adesso vi faccio vedere tutto. La prima meraviglia che vi faccio vedere è lui, questo meraviglioso vaso molto molto particolare, come vedete è un vaso a sfera in legno laccato bianco, quindi si sposa molto bene con il nostro ambiente e all'interno qui al centro c'è questo, vediamo se riesco a farvi vedere, sì, c'è questo vaso alto in vetro da utilizzare proprio per contenere fiori, piantine, eccetera. Io al momento non ho niente di alto e quindi non ho potuto mettere nulla, però nei prossimi giorni vado a cercare qualcosa da poter inserire perché trovo che sia bellissimo e ha bisogno però di un bel fiore, comunque di una bella pianta. È stupendo, cioè in realtà fa arredamento anche così da solo senza nulla, ma con una pianta all'interno dei fiori è sicuramente ancora più bello. Questo vaso lo trovate sul sito I Dettagli, qui in descrizione magari vi metto il link e anche la loro pagina Instagram. Lo trovo davvero molto particolare, originale, diverso dai soliti vasi che siamo abituati a vedere. Per quanto riguarda invece l'ortensia di Colvin che mi è arrivata, e questa è arrivata direttamente col suo vaso panna, e questa è l'ortensia, la trovate sul sito con il nome Matilda ed è un'ortensia verde e blu
Vedete che c'è qualche sfumatura sul blu. Questa però la voglio regalare a mia mamma, proprio così la composizione, così com'è oggi vengono, quindi poi gliela lascio a lei. Però volendo si può anche piantare in giardino. Adesso vi faccio vedere quelle che abbiamo messo la settimana scorsa. Questa comunque è molto bella. Queste invece sono le ortensie che abbiamo piantato in questo angolo del giardino, sotto praticamente al finestrone dello stanzino che abbiamo accanto alla cucina. Qui prima c'era il pino che abbiamo tolto e abbiamo piantato queste meravigliose ortensie. Queste le ho prese al Lidl. In realtà erano più piccole quando, ovviamente, quando le ho comprate, e andandole a piantare nel giro di una settimana sono già fiorite parecchio. So che poi queste crescono molto velocemente e fioriscono davvero tanto, infatti non vedo l'ora di avere poi due bei cespugli di ortensie bianche qui. C'erano oltre a questo colore anche viola e forse rosa, però io le ho preferite bianche e sono appunto qui. Questa è decisamente più grande rispetto a quella, è una zona in penombra, quindi è l'ideale per le ortensie. Poi siamo andati, cioè sono andata anche a seminare in questa zona, avendo fatto un bel buco per togliere il pino, perché c'erano le radici del pino che non avevamo tolto, se vi ricordate. Poi abbiamo aggiunto la terra e siamo andati a seminare, e in alcuni punti, come vedete, tipo qui in questo angolo, l'erba sta crescendo in alcuni punti un po' di più, in altri un po' meno, però piano piano. E anche questa zona qui, se vi ricordate, l'altra volta era completamente piena di terra e invece sta crescendo il prato. Piano piano anche qua si sta facendo, in certi punti si è fatta di più rispetto ad altri, in altre zone invece deve ancora crescere, però dai, piano piano si sta vedendo qualcosina. Adesso non vedo l'ora che il prato cresca anche lì, così che quest'estate avremo, spero, un bel giardino, perché l'anno scorso, avendo messo la siepe da questa parte, ne ha ovviamente risentito un po' il giardino. Anche qua sta crescendo piano piano, e anche da questa parte, qui, sta venendo molto molto bene. Qua un po' meno. Qui invece alla fine è cresciuta, qua ho seminato due volte perché l'altra volta era cresciuto davvero poco. Tra l'altro questo è il profilo e sono contenta di averlo messo alla fine, perché ormai ora il prato cresce perfettamente da questa parte, di là i sassi non si sporcano, cosa che succedeva invece prima quando era tutto aperto, insomma, quando non c'era il profilo. Buon appetito, lasagne pronte. Mia mamma, devo dire che esagera sempre con la besciamella, però sono molto buone. Ma vogliamo parlare di questa signorina stesa al sole a pancia in su, farsi fare i grattini. Oddio! Cos'è successo? Starnutito. Ma si può mettersi così? Ma si può? Ma si può? E poi è arrivata la gioia con un mega, mega, mega sasso. Ma si può? Lei è la tipa dei sassi, ormai lo sapete molto bene. E mo che non la lascio stare in pace un attimo. Battiscopo, primo pezzettino che mancava era questo ed è stato messo. Adesso manca quello dalla parte di qua e poi è tutto completato. Al momento la situazione è questa: abbiamo svuotato lo scatolone dove dentro avevamo tutti i piatti, bicchieri, cose che c'erano nella vecchia cucina. Adesso sto facendo una selezione e tengo soltanto. Guardate questo. Questo lo utilizzavo per fare le caldarroste, quindi le castagne sul fuoco, che si è completamente rovinato, però magari lo tengo lo stesso. Dicevo, stavo selezionando le cose che voglio tenere, le butto in lavastoviglie, stavo dicendo in lavatrice, le butto in lavastoviglie.
così vado a dargli una pulita prima di metterle via nel mobile. Qui invece tutte le cose che ho eliminato e che porto a mia suocera, che erano le cose che lei aveva comprato negli anni passati quando utilizzava se la taverna con i suoi amici. Quindi queste cose gliele do a lei, anche questa borsa. Tutto il resto invece è da buttare in lavatrice, anche questo ancora in lavatrice, in lavastoviglie. Questo invece l'avevo preso io da Maison du Monde tanti anni fa, tipo 5-6 anni fa, pensato per la futura casa, ed eccolo qua finalmente adesso lo posso utilizzare. Non mi ricordavo di averlo in taverna, però è assolutamente da lavare anche lui, perché sono tutte cose che non usiamo davvero da tanto tanto tempo. È passato un po' di tempo, alla fine oggi ci siamo andati da fare, quindi non ho ripreso granché. Comunque abbiamo messo la tenda, come avete visto, poi vi faccio vedere, anche se la tenda, proprio il modello di tenda che abbiamo messo, è diverso da quello che al momento c'è lì, perché quando l'ultima volta che non sono stata ad IKEA, poco prima di avere il Covid, avevo preso anche quella tenda, che è sempre una tenda bianca, ma è un pochettino più coprente. Ne avevo preso una per vedere se mi piaceva, poi messa in taverna mi piace tanto, quindi prima occasione, prima volta che vado da IKEA, insomma, ne prendo un'altra così da poterle avere uguali e almeno poi ho il cambio. Intanto comunque è diversa, sono simili, però insomma non sono identiche. Poi la lavastoviglie ha finito, quindi adesso vado a svuotarle, porto giù alcune cose, perché c'era un po' un mix, sia le cose del pranzo di oggi, della colazione, della cena di ieri, che alcune cose della taverna, quindi vado a svuotarla. Un'altra cosa che abbiamo fatto poco fa è stato tagliare qualche pianta del vialetto, perché si erano seccate, quindi non stavano più germogliando bene, quindi le abbiamo tagliate proprio a zero. Mio papà me le ha tagliate praticamente a zero, però ho detto che sicuramente si faranno, così intanto ho posizionato una sfera luminosa. Ho pubblicato un reel qualche settimana fa su Instagram, abbiamo aggiunto queste sfere luminose sul vialetto che si accendono la sera quando viene buio e si ricaricano con la luce solare. Sono bellissime da accendere la sera, fanno proprio un bel effetto scenico. Sono tipo queste in sostanza, proprio delle sfere così che si posizionano in giardino qua e là, e sono davvero meravigliose. Quindi abbiamo tolto quel cespuglio che poverino non aveva più senso perché era tutto secco, e intanto ho messo una sfera, perché me ne è arrivata un'altra ancora più grande che invece voglio mettere dove prima c'era l'altra, però quando poi tutto sarà finito e sarà fatto nel modo corretto, perché adesso le ho solo presentate, però l'ultima che mi è arrivata ha bisogno della corrente, quindi dobbiamo portare appunto la corrente nel punto dove voglio mettere. C'è un piccolo lavoretto da fare. Quando tutto sarà ultimato, poi vi farò vedere il risultato. Adesso vado a svuotare la lavastoviglie, anche perché tra una cosa e l'altra sono le 7 di sera. Salto temporale da prima, perché poi abbiamo mangiato. C'è una cucina un po' ribaltata perché ci sono le pentole che abbiamo usato, cioè quella vato che abbiamo usato stasera per cena, e qui non so se si vedono, forse sì, ci sono i piatti e i bicchieri che ho tolto dalla lavastoviglie, o meglio li ha tolti mentre io preparavo la cena, però non li abbiamo portati in taverna, lo volevo fare insieme a voi, però sono distrutta adesso. Sono le 11, no, sono le 10, quindi stavo pensando quasi quasi, visto che non penso di aver registrato tantissimo oggi, di chiudere questo vlog effettivamente domani, così vi faccio vedere come ho organizzato anche la cucina, vediamo se riesco a farlo. Tra l'altro domani mattina vado a lavoro, quindi lo farò sicuramente nel pomeriggio. Nel frattempo voglio iniziare ad editare un po' questo video, quindi ho preparato
Le fragole, questa settimana al supermercato abbiamo preso le fragole, era da un po' che non le prendevo, le ho tagliate tutte a pezzettini, ho messo un po' di zucchero, limone e così sono in frigorifero pronte per essere mangiate. Ho preparato tutte le fragole che abbiamo comprato, però io ovviamente adesso ne ho prese soltanto una ciotolina, adesso mi metto al computer ad editare un po' e mangio queste fragole che tra l'altro sono dolcissime, perché ne ho già assaggiate qualcuna, sono molto molto dolci e dopo vado a farmi una doccia perché tra una cosa e l'altra non mi sono neanche lavata stasera e quindi penso proprio di chiudere il video domani. Vediamo un po' quanto è durato questo.